Guardalo che perde tutto. Questi scendono, ti vogliono menare. Guarda io. Pensavo di tenerla. Dai che sia. No, 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 no. A momenti rubavo la loro macchina. Mi sono girato l'aeroplanino. No. Gli abbiamo fatto cucù 7 a te. Proprio. Però questo con la moto che suoce me la buca. Si è stampato. Prego. È l'essenziale non te l'ha portata di fiori? È maschio. No. appunto, è per quello che lei stai demandando a Iori. Il timbare. È vero. Ma sto passando pure merda video. Sterza sta macchina. Ma manco la mia. No, no. Manco la mia dentro, dritto. Ma perché mi stai spingendo? Quando sei la Genne? Ora ci 35 minuti. Mi sei bloccato per un sacco di tempo. Poi tipo. Basta! Non farò zozzo. Sta macchina ha una tenuta che mette paura persino a se stessa. A few moments later. No, andando con calma, aspetto che ve buttiate fuori. Purtroppo. La tenuta. Siamo sulla neve, grazie al cacchio. Oh! Dai! Questa macchina ha una tenuta che mette paura persino a se stessa. Io e Greg siamo andati sotto, siamo primo. Non è che non va una sega bene sulla neve, a quanto pare. Io ho messo le sta una curva, ecco che è proprio impossibile da fa. Grazie di avercelo detto. Questo, oh, ma la mia è tutta di traverso, di continuo. Più fuori dalla pista che dentro. Porco! E quello è il bello. Tu. Che devo fare? No, mi ha fatto ridere che hai tipo. Arla miseria. Dio, scusa! Sì, ma... Scusa! Samu, mi sa che dobbiamo ricombattere io e te in sto giro. Finisce così. Finché vado dritto a tutte le curve. Ah, ok! Respawno, vedo che fai la mia stessa fine. Ma anche voi si è visto un palo in mezzo alla strada? Ah! No! No! Anche tu! Sì, ho detto lui taglio anch'io! Qui tagliamo, Greg. Ci ho pensato, ho detto sta attento, qua fate frenato prima. Cazzo ridi? No, ho giocato sporco, ha vinto. Bella, dai. Guarda, ha vinto i tre decimi. Ha giocato oleato. Eh? Sì, non siete più niente. Ha giocato oleato. Hai mangiato il microfono? Boh, mi parlavi, non si è più sentito niente. Sembrava che parlassi da io sotto. Ma so da dove è? Sì. Parli dall'Etiopia. Dicevo, ho giocato oleato. Dall'Etiopia. Su, la Sultan. Non so. Ma tu mi sei buttato fuori, che fai? Mi hai mai detto la strada, è ovvio che ti ho buttato fuori. No. Hai mai pensato che se da macabro ci togli la BR e ci metti una C, esce macaco? Perché? Così. Pensieri profondi. Oh. Sarebbe stato bello se andavo di sotto. Eh no. Ci è andata tutta, eh. Io ho detto di essere fuori. Ma cosa? Associato le due cose. Sì, io faccio il salto in alto. Boh, vabbè. Tranquillo, c'è altri due giri. Che palle. Perché non. Perché non me lo dite di abbassarli? Non me ne accorgo? Le fai tu. Già è tanto che non mi stavo visuale in prima persona. Hai visto che bel volante che avevo oggi nella foto che ho messo su Instagram nella storia? Di quelli che ti piacciono. Quasi quasi volevo scriverti i volanti come ti piacciono a te. Volante? Perché ti lamenti sempre che facevo le foto grandangolare e il volante è tipo fatto banana. Ah, sì. Come ti pare? Bene. È una pornostar. Davvero? Non lo sapevo. Bello lo stesso. Cazzo. Molaghe! Ma vaffanculo. Siamo lanciarazzi, siamo lanciarazzi. No.
No, se andavo avanti non mi sentivo. No! Guarda come sei cane. Dai! Guarda lato positivo, da messo così non ti può far saltare. No! Ecco, ciao nel culo. Ecco. Ma perché non salta? È perché forse nelle gare, non so. Vabbè, l'arma, lui è immortale. E lui, tu gli spari tanto, lui non prende danno. Ancora? Ancora? Boom, sbutta finestra. Ma perché queste macchine stai mettendo su un poletto poi esplodono tutti i vetri sia davanti, dietro, di fianco, tutto. Cosa fate, il trenino? Valete un po', no? Hai visto? Dopo le cose... Ecco. Ecco. Ah, che l'ho passato. Eccolo. Eccolo. Siamo sei stanco che ti appoggi. Muovagli! Dai, abbiamo fatto Samu, abbiamo fatto passare Grego. Ma il cazzo ha fatto esplodere. Ma è impossibile questo! Mi ha fatto più di necco. Cosa hai fatto, Grego? Ho preso i barili. Oh, ma sto coso cos'è? Una contraire enorme. Ah, no, ho visto che c'era il buco. Ha dritto preciso. No! E c'è qualcuno che non è andato da sotto? No! E poi sono buttato da sotto! Con sono quanto fatto tagli, Sam? Sono fatto proprio un lavoro pulito! Porco! Anche questo molto pulito! Boh! Ecco! E adesso ho bloccato qua. Scusa. Ma io ne ho beccato solo uno di stop. No! Ce l'hai fatta? No. Sarebbe stato un epic win. Cazzo. Se si presentano ancora con... No, ciò! Ecco. Fuma, gli è passata una macchina di fianco. Che poi come ha fatto a mettersi così senza buttare giù un lampione non si sa. Cioè, tipo GTA è pieno di enigmi. La macchina era messa. Tu, secco. Tronzo. No, c'è Sergio Barbura. Ma come creepy ho fatto? La moto mi ha lanciato via. No, l'abbiamo perso? Sta bruciando tutto, Grego. Porco zio. Che radiazione non ce n'è? Però è scoppiato il radiatore. Il reattore. Ma tipo, è tutto rotto? Eh sì. Che cazzo ti ridi? Dov'è? Non devo vedere. C'è un cratere sotto che pare che c'è. Ma tanto cosa usa? Insomma. E l'ha scritto lui, ha scritto il bar. Perché, come per dire, ha vinto lui. Ma a me me la fa vedere la storia. Ma quella di ieri? No, quella con la tipa. Com'è? È un cognome, insomma, perché per prenderlo in giro l'ha scritto. Ecco, adesso dai, in caso il discorso. Ma Grego, il tuo telefono mi fa video 60 fps. Perché non mi offenda se mi dici che me l'hai oscurata. Basta essere chiari. No, è oscurata, non è chiara, è scura. Eh sì. Vedi che ti sei già offeso, vedi? No. Ah, perché hai trovato il nostro VD? Lo sapevo solo io, Grego. Lo sapeva lui perché pirla.
E dato che stasera ho deciso di dirlo anche a te, abbiamo fatto finta di fare sta cosa. Ho deciso io di dirlo anche a Greco. Ma tu non abboccavi mai. Di solito basta che pronunci la parola tipa, che tu, chi è, dov'è, e stasera? Chi è, dov'è? Non ne volevi sentir parlare. Niente, è una cazzata. Ma Samu ha detto che gli è venuta in mente a lui. Dai, ma perché dovete dire se... Cioè, dovete dire... Ma non è che ci potete girare intorno e... Sì, cioè... sta funzionando tutto. Grazie. Grazie. Da te non ci sono i macchinari quelli... Cioè, che trebbero i biselli quelli dell'industria? Non si fanno queste culture? Trebbiatrici di piselli industriali? Ce ne quante ne vuoi, sì. Tipo quelle che sì, tipo sì, sono lunghissime. Te ne devo presentare qualcuna? Sì. Va bene. Cioè, non so se è stesso macchinario questa che ho parlato io. Ma non si trova sui campi quello che dico io, No, no, su queste qua tipo le batti in gambo, dei cosi. Non è quelli che dico io, allora. Dai, ma ne volta una buttata. Queste qui battono. Queste qui battono. Ecco, lo sapevo. Oh mio, dici tre bianchi. Mi serve una marca Ciallo più che fa. Ma sta imbriaco, ecco. Tutto dentro. Allora. Lo accendo subito. Oh, Giovanna, che stai fa? Mo me compro uno scavatore di quelli con i fumo di coglioni, voglio un po' vedere. Devo vedere più jingoli. Questi non vanno. Guarda! Eccolo! Guarda! Dimmi te se è normale! Cos'è, un frullatore? Torna un fumato tu! Sì, vedi, poi sei tanto alta, però quella rugamio. Prova a vedere. Ma sto capomastro, tanto largo, proprio ecco si dovrebbe mettere.